Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video, sono Gabo Gamer. Oggi andrò a fare una nuovissima recensione, naturalmente sempre di prodotti audio. Oramai è diventato un tema monotono su questo canale e in particolare oggi andremo a trattare del Trust Titan GXT38, ovvero un set da 2.1, di casse 2.1 della Trust. Quindi direi di andare subito a vedere queste casse. Eccolo qua, fatemi un attimo spostare questa luce in maniera tale da vedere meglio ciò che stiamo facendo. Andremo a prendere il nostro solito coltello da unboxing, che non è nient'altro che un coltellino svizzero. Come prima cosa vediamo un libretto delle istruzioni che ci mostra in maniera molto basilare come attaccare il sistema audio. Successivamente abbiamo il controllo volume e io ho altri di questi controlli volume perché ho avuto già un Trust Titan in passato, ma la versione vecchia. Uno sticker GXT che ci sta e infine abbiamo le casse stesse. Mi sa che dovremo girare il cartone perché questo è comunque un sistema più costoso rispetto a quelli che ho visto fino ad ora. Ora, questo sistema ha una potenza totale che si aggira tra i 120 watt di picco, quindi queste qui hanno 10 watt ciascuna, mentre il subwoofer è 40 watt, quindi questa è RMS e il doppio è la potenza di picco, quindi 120. Queste qui si graffieranno in veramente pochissimo tempo. Questa plastica luccicosa nera che, come la toccate, attrae subito le impronte digitali. E ora passeremo al subwoofer. Quindi apriamo questo e vedremo l'unità che farà più rumore tra in generale. Questa è l'unità che farà più rumore. E non so se riuscite a vedere. No, non lo vedete. Datemi un secondo. Abbiamo dentro a tutte queste casse abbiamo un woofer rosso. Ecco qua, lo prendo una luce, magari si vede meglio. Eccolo qua, vedete? Woofer rosso da 40 watt, RMS 100, 100, no, 80 di picco. Mentre queste qui abbiamo anche qui dei woofer rossi da 10 watt nominali, 20 watt di picco. Andiamo un po' a vedere questa scatoletta di controllo, di cui, come avevo già detto, ne ho una assolutamente identica che vi andrò a far vedere adesso, se la riesco a trovare naturalmente. Beh, probabilmente ve la farò vedere verso la fine del video. Una l'ho pittata blu, mentre l'altra è bianca normale. Abbiamo qui la rotella e abbiamo il cavo un attimo se riesco a toglierlo. Ecco qui. Manca qualche giro e poi lo possiamo togliere. Ecco qua, abbiamo alla fine gli attacchi RCA che si collegano dietro al subwoofer e abbiamo questo che poi va nel nostro computer. Quindi farò una veloce postazione audio e torno subito. Allora ragazzi, ho deciso di fare questa parte in un secondo momento perché, come potete vedere, abbiamo un microfono decente e naturalmente le casse impostate con il subwoofer per terra e il microfono è messo a tipo 1,20 m da ogni cassa alla distanza di ascolto, quindi in pratica perché io sarei seduto qua con la sedia e al posto mio adesso c'è il microfono per farvi sentire come è la qualità audio. Double go ride or die.
Naturalmente posso fare tutti gli sforzi che voglio con microfoni avanzati, con mixer, preamplificatori, tutto quello che volete, ma non riuscirò mai ad ottenere una vera e propria qualità studio, chiamiamolo così. Adesso la mia voce la state sentendo da questo, perché prima avevo sbagliato l'impostazione, si sentiva ancora dalla telecamera. Seconda canzone. Andiamo un po' avanti. Terza e ultima canzone. Quindi ragazzi, in conclusione, che dire? Questo sistema audio, diciamo, ha superato di gran lunga le mie aspettative. Non mi aspettavo una prestazione del genere, specialmente per un prodotto che comunque per 60, 69, 70 euro riesce a fare quello che riesce a fare anche un Logitech Z623, in cui immagino che paghi particolarmente anche per la marca, perché comunque Logitech è una grandissima marca. Ma le recensioni, alcune recensioni che ho letto che dicono che il sistema non dura tanto tempo, io ne ho avuto uno simile che purtroppo ho rotto io per sbaglio, l'ho avuto per 4 anni e ancora funzionava bene, mentre questo qui credo che sia lo stesso, cioè lo stesso Trust Titan, solo che quelle vecchie mie erano bianche, come probabilmente potevate vedere da vecchi video originali. Poi tra l'altro io sul mio computer c'ho anche un equalizzatore che diciamo equalizza essenzialmente equalizza il segnale in entrata e in uscita. Potete aumentare i bassi, potete aumentare gli alti, i medi, tutto e di più, in maniera da ottenere un suono, diciamo, vostro, chiamiamolo così, il suono che preferite voi. Oltre a questo, cioè, immagino che ci siano anche tanti, diciamo, software che vi permettono di equalizzare l'audio in uscita. E naturalmente, oltre a questo, c'è da dire che alcune cose potrebbero anche essere migliorate. Se qualcuno della Trust sta guardando questo video, consiglierei di comunque integrare qualcosa all'interno del subwoofer che, diciamo, migliori leggermente i medi, perché li ho dovuti migliorare io manualmente, e una volta migliorati il sistema è una bomba, cioè soddisfa tutte le mie aspettative e tutte le mie esigenze. E quindi di conseguenza vi consiglio questo set, specialmente per il suo prezzo, che è abbastanza basso per quello che ottenete comunque. Se volete delle casse di alta fedeltà, vi consiglio comunque di stare alla larga da casse in plastica. Per computer vi consiglio di comprare delle vere e proprie casse professionali con dei tweeter, magari anche un subwoofer a parte, con un amplificatore degno di questo nome. E diciamo non dei prodotti di plastica con amplificatori integrati. Questo tuttavia non dovrebbe, diciamo, smentire l'acquisto di un prodotto del genere se volete una soluzione veloce e comunque di qualità buona, a mio parere, per migliorare il suono del vostro computer. Questo
Quello era giusto un avvertimento per coloro che dicono non si sente bene, non si sente bene. Se siete quel tipo di persona che diciamo vuole il suono perfetto, allora state alla larga da qualunque cassa del computer perché non soddisferà le vostre esigenze. Ma per persone comunque che magari sono nuove a questo mondo audio, oppure in generale persone che cercano una, diciamo, una soluzione veloce per il proprio PC, questo è ciò che vi consiglio. Se non addirittura le Logitech Z623, ma quelle io non ce le ho, quindi non le posso testare. E comunque vi consiglio di comprare anche questo perché costa tipo 3 volte in meno e comunque offre prestazioni simili. Perché... Ma direi che possiamo chiudere il video in questo modo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un pollice in su per farmi capire che la serie delle recensioni, anche con queste opinioni finali personali, vi piacciono. Se volete vedere altri video appunto di questo tipo, iscrivetevi al canale. Per non perdere altri video di questo tipo, se ce ne saranno, cosa sicura. E detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Bella!